L'Arezzo gioca bene, forse anche meglio delle vittorie casalinghe con Pontedera, Zaccheni al Bissola, ma non riesce a infrangere il muro del Cuneo nonostante le numerose opportunità avute con Brunori e Persano, tutte mandate fuori nel primo tempo. Nella ripresa decisive, due parate di Mancone ed un palo su un colpo di testa di Persano. Gli Amaranto hanno provato a logorare il Cuneo con fraseggi e una manovra prolungata, sperando di trovare il guizzo buono anche questa volta. Invece alla fine è solo 0-0 che infrange il sogno amaranto di essere primi in classifica almeno per una notte. Confortante per la squadra di Dal Canto la settima partita senza subire reti. Abbiamo incontrato una squadra che veniva da 3 vittorie e 2 pareggi e l'abbiamo l'anno rimpicciolita ai miei giocatori, nel senso che se abbiamo fatto una partita di questa caratura qua, presumo che non sia insomma lo scarso valore dell'avversario, ma sia una squadra costantemente in crescita come la nostra sotto il profilo delle prestazioni. È chiaro che non balza all'occhio come quella che può essere stata col Pontedera, perché non l'abbiamo vinta la partita, quindi stiamo a sindacare sull'episodio, come è normale che sia nel calcio. Io oggi credo che i ragazzi abbiano fatto la migliore gara della stagione. Se l'avessimo vinta saremmo tutti felici e contenti, non l'abbiamo vinta e ce la incartiamo e vediamo che facciamo con la Provercelli. È chiaro che ho perso un giocatore con caratteristiche offensive e di qualità pesante per questa categoria qua. Quando Serrotti è andato a fare quel ruolo lì, secondo me l'ha fatto benissimo, anche perché credo che sia il vestito migliore suo. Bello non sta benissimo, ma speriamo neanche così male come poteva sembrare al momento dell'impatto, quindi verrà valutato i prossimi giorni. È chiaro che mercoledì e sabato e domenica a Novara non ce l'ho, però vediamo che succede. Bello il saluto finale con la curva che ha capito e che ha visto che anche oggi è un ottimo calcio, no? Sì, ma i ragazzi non gli posso rimproverare niente, siamo una squadra che ha rubato palla, ha creato occasioni, ha giocato per fin troppo, nel senso che oggi trovare un difetto su partite così, l'ho detto spesso, la paura è quella di concedere il fianco all'avversario, magari la perdo pure, ma non abbiamo concesso nemmeno quello, quindi oggi non saprei proprio cosa dirvi.